E benvenuti alla terza puntata. È troppo attiva sta presentazione, è troppo su, devo stare più giù. Benvenuti a questa. Più baritono. Benvenuti a questa terza puntata, questo nostro terzo appuntamento di Black Friday. E con noi ringraziamo sempre Strega Medea, che stasera ci condurrà lei la serata. Il conigliastro Salvatore di podcast Carcassa Horror Podcast e ovviamente la nostra Margherita di Bleedingram. Buonasera Marghe, buonasera. Benvenuti a chi è già qui, quindi buonasera Natalia, buonasera. Natalia è stata una conoscenza che ho fatto da poco in realtà perché segue tutti voi. Grazie. È una conoscenza che ho fatto da Mumu, esatto, mi ha detto che tu la chiami così. Molto simpatica, molto veramente estremamente simpatica, Natalia. Poi è argentina, e Molto simpatica, noi Argentina. napoletani con gli argentini, sapete bene, ci andiamo molto d'accordo. Scusi, scusi, perché si chiama Biro? Già l'altra volta c'era qualcuno mi faceva la domanda del genere, c'è sempre questo contatto, se non sbaglio, tipo qual è il suo film preferito, dandomi del lei. Dunque, Vabbè, ma ha visto l'età media e quindi hai visto l'età media, ce l'ha del lei, ce l'ha del lei. Brava, brava Balilla. Come state, ragazzi? ansia. A parte Strega Medea, ovviamente la Sele che sta avendo un calo di zuccheri nell'attesa di stasera, e Salvatore invece ha detto che è stanchissimo stasera. Sì, esaurito, però molto, molto galvanizzato dalla terza puntata di Black Friday. Galvanizzato. Galvaninizzato dalla terza puntata di Black Friday. Che è andata in onda ieri, che io devo recuperare, però eravamo in onda con Emile ieri, quindi non Sì. abbiamo potuto seguire. Dobbiamo fare un calendario condiviso dove non No, accavallarci. ma in realtà noi abbiamo sempre Lo avuto un so. calendario che stranamente andava a perfezione con tutte. Purtroppo mercoledì abbiamo dovuto saltare e Mi quindi avete abbiamo fregato rimandato a giovedì. mercoledì. Abbiamo Comunque, fregato un volevo mercoledì. ricordare che Mumu, oltre ad essere un'appassionata nerd horror, ha anche un canale Twitch, Arkham Horror Fires, dove giocano giochi in scatola e Ok. giochi di ruolo. Ciao Senpei, ciao Giada. Giada, dove giocano di ruolo giochi ispirati ad Arkham Lovecraft ed è una stupenda, stupenda e bravissima cantante e chitarrista. E una volta mi ha passato che io ho usato come sottofondo un pezzo della Llorona, quella vera, la Llorona cantata e suonata da lei. Se la recupero, Fantastico. prima o poi ve la passo. Grazie, Fantastico, fantastico. volentieri. Brawl, Io ci brawl, sono. perché, brawl perché è praticamente un omaggio al grande giocatore del Parma, diciamolo. Esattamente. Bene. Serietà innanzitutto. Io ci tenevo a fare i complimenti a Margherita che con il rosa stasera è bellissima. Stasera guardate Grazie. Margherita stasera, perché non la vedrete L'unica cosa mai più. rosa che ho. A parte la pelle, diciamo, è l'unica cosa che rosa che ha. Neanche bianca la sua pelle. Vabbè, però bianca rossastra, capito? Sul rosa, comunque, in ogni caso. Rossa non era rossastra, non volevo dire rossastra, c'è una S Rosato. in più, rosatro. Rosato. Esatto. Stai Detto rovinando il mio questo, compimento, da hai Gino. ragione. Troppe stronzate come intro, diciamo. Ma io direi, ma allora, qual è il tema di stasera, ovviamente? È un decennio interessante, perché A parte che è un quello. ventennio. Esatto. Lei ha Esattamente. studiato 20 anni, non 10. Ecco. Prima di sparare altre cazzate dalla mia bocca, lasciamo, ovviamente, parola alla nostra Sele e mi taccio e la mettiamo in grande, in cattedra. Perdonate per questa gigantografia, comunque. Allora, vabbè, siamo negli anni 90, no? Abbiamo terminato con gli anni 80 e quindi raccolgo il testimone da Margherita e mi aggancio proprio agli anni 80 di Margherita, perché verso la metà degli anni 80 nasce una figura che ritroviamo appunto anche poi nei primi anni 90, che è la figura dello yuppie.
Chi è lo Yuppie? È un nome che si sente tanto e si è anche sentito moltissimo in Italia. Lo Yuppie nasce a Manhattan, la figura dello Yuppie nasce a Manhattan e identifica quei giovani neolaureati che escono da università quali Harvard, Yale, Princeton, eccetera, appunto tra i 25 e i 35 anni, che sono alla ricerca del successo e quindi si buttano in questa New York frenetica che durante l'era repubblicana di Ronald Reagan aveva comunque raggiunto un certo livello di benessere, quindi poteva promettere molto bene a chi ad esempio lavorava in borsa. Cosa facevano questi yuppies? Appunto lavoravano nei grattacieli di New York, frequentavano discoteche tipo il famosissimo Studio 54, sniffavano cocaina, che in quegli anni se avevi la cocaina la gente voleva conoscerti, voleva esserti amico, perché vuol dire che avevi soldi, che avevi successo. Ma soprattutto era importantissimo lo status symbol. Qualsiasi tipo di oggetto che poteva dimostrare agli altri, ancora prima che a se stessi, di avere appunto successo, di essere affermati e di avere soldi, insomma. Vai con la clip, regia! Subito, immediatamente. Sì, subito. Sì, sì, vado, vado. Fai un grammo? Il mio nuovo biglietto. Che ne pensi? Molto carino. Guarda che roba. Li ho ritirati ieri dal tipografo. Bel bianco. Bianco osso. E i caratteri si chiamano qualcosa tipo Cillian Rail. È notevole, Batman, ma questo è niente. Guarda qua. Ah, questo è bellissimo. Guscio d'uovo con caratteri Romalian. Che ne dici? Gesù, qui siamo a livelli superiori. Come fa un primitivo come te ad avere tanto gusto? Non posso credere che Bryce preferisca il biglietto di Van Patten al mio. Aspettate. Ancora non avete visto niente. Caratteri in rilievo. Bianco pallido. Mistico. Sono colpito. Molto bello. Vediamo il biglietto di Paul Allen. Guarda quella indefinita tonalità di bianco. La raffinata consistenza della carta, oh mio Dio. Ha persino una filigrana. Ecco, questa è la perfetta, il perfetto quadro, insomma, di quello che io volevo esprimere. Perché questo dar più importanza all'apparire tramite uno status symbol piuttosto che all'essere, creava una continua frustrazione, in quanto non ci sentiva mai arrivati, mai tranquilli, ma c'era una continua concorrenza con i propri colleghi, insomma la propria cerchia di lavoro, insomma, e la gente che si frequentava. Questa frustrazione poi spesso sfociava vizi quali ad esempio la droga, quali ad esempio il gioco, insomma il malessere generale. In American Psycho, che è il film che ho scelto per parlare di questa generazione, pur essendo un film appunto dell'anno 2000, narra perfettamente quello che era il quadro dell'epoca e degli yuppies, e soprattutto estremizza sia la situazione appunto della competizione in ambito lavorativo, sia il lato della frustrazione che poi sfocia, nel suo caso, nella violenza più malsana, in quanto poi appunto, insomma, lui è un serial killer, un assassino. Patrick Bateman, che è interpretato da il mitico Christian, è il classico esempio di yuppie di successo, ha successo sul lavoro, è un bel ragazzo, insomma è prestante, eccetera, cerca di salvare le apparenze anche con i colleghi, in realtà appunto è un stato assassino che odia la gente che è intorno, proprio perché vuole essere sempre superiore agli altri, insomma. Questa continua ricerca del successo, del benessere, dà vita poi a quello che è anche il sogno americano,
Il sogno americano non è solo la speranza, ma è proprio la convinzione di poter raggiungere tramite il duro lavoro, la determinazione, il coraggio, quello che è il benessere economico e una stabilità, insomma, l'affermazione personale e lavorativa. A quale costo, però? Mandiamo un trailer. Me lo devi chiamare bene, però che fai col trailer, io Vai vado col sul trailer, trailer. regia! Esatto. Così mi sveglio anche. Allora. A young attorney has the chance of a lifetime. Bill Chadwick Waters, we want you to come to New York. All expenses, first class, travel and lodging, you and your wife. Oh my God. He will enter a place of wealth and ambition. We've got 40 partners vested at the moment. In addition to our corporate clients, we're currently representing about 25 foreign countries. He's got you scheduled for 15 minutes, so make the most of it. John Milton. Kevin Lomax. What's that like? One day you're putting them away, next day you're setting them free. Takes a little getting used to. Pays better though, doesn't it? Welcome to Babylon, Ma. Speak of the devil. A world of power and seduction. Who's that with the senator? Controlled by one man. I swear he can hear us. Hell, he can smell us. He will make your dreams come true. Want to come upstairs and... No. He will grant your fondest wish. I'm just warming my hands on your talent. You know what I see? I see the future of this law firm. He knows your greatest fear. Milton is into everything. Arms brokering, chemical weapons, toxic waste, money laundering, Venetian block. I mean, it goes on and on. I don't like it here, Kevin. And he knows the price of your soul. Let's make a beef. Who are you? Oh, I have so many names. I'm here on the ground with my nose in it since the whole thing began. God likes to watch. He's an absentee landlord. Keanu Reeves. He's always been there. I know that now. Al Pacino. As God sleeps late. We will win. It's my time now. The Devil's Advocate. Ecco. I trailer anni 90 era qualcosa di assurdo, esatto. Niente, allora, questo qua è chiaramente il trailer dell'Avvocato del Diavolo, che ci riporta al punto al vecchio quesito del vendere l'anima al diavolo, quindi al Faust in questo caso, per raggiungere il successo a qualsiasi prezzo. È proprio il Faust che si ispira all'Avvocato del Diavolo. Dove appunto Keanu Reeves interpreta questo giovane avvocato che incontra Al Pacino, che in questo caso appunto è il diavolo in persona, e tramite una manipolazione, tra virgolette, un po' sottile, ma neanche tanto, cerca di portarlo dalla sua parte. Lui deve arrivare al successo, non perde mai una causa, eccetera. Questo però deteriora, d'altro canto, la sua vita personale, quella con la moglie, la splendida Charlize Theron. È molto carina anche la scelta stilistica che è stata fatta, una piccola curiosità, sottolineata dagli abiti di Keanu Reeves, che mentre all'inizio del film sono sempre completi chiari, sul sabbia, sul beige, eccetera, man mano che lui va avanti, si trasforma caratterialmente e accetta, viene a patti, insomma, col diavolo, pur senza saperlo direttamente, i suoi abiti diventano mano a mano più scuri, fino ad arrivare al nero finale, quando poi c'è il confronto appunto diretto con lui. Questo evidenzia il suo percorso, e secondo me è una scelta molto, molto azzeccata, molto carina. Intervenite. No, io adesso ripensavo, a parte, vabbè, L'Avvocato del Diavolo poi è uno dei film con cui forse ho rivisto di più, in quel senso, forse proprio quello di Al Pacino con cui, a parte ovviamente i soliti, diciamo, ho rivisto sicuramente di più, perché il monologo verso il finale penso sia
uno dei monologhi meglio scritti proprio della storia del cinema. Oltre all'interpretazione poi originale ovviamente di Al Pacino, che è fantastica, che però mi piace sottolineare che in realtà Giancarlo Giannini fa un lavoraccio in quella scena con quel monologo, non fa per niente rimpiangere Ferruccio Amendola, non fa per niente rimpiangere la voce di Al Pacino. Quindi bellissimo, no? Il fatto look but don't touch, touch but don't taste, taste but don't swallow, cioè è fantastico quello. Al Pacino nell'interpretazione di se stesso, comunque, fondamentalmente. Esatto, Al Pacino che fa Al Pacino, esatto. Infatti è fantastico, veramente fantastico. E poi c'è come si chiama? Quella, l'attrice che fa la sorellastra con i capelli rossi, è pure bravissima lei, che non mi ricordo mai come si chiama. Non me lo ricordo mai. Che se non sbaglio è quella che fa la sorella di Joaquin Phoenix nel Gladiatore, se non sbaglio, è sempre lei. Ah sì? Lucilla, no. Mi sembra che sia lei. Nata per fare le sorelle. Nata per fare le sorelle. Perfetto, sì. Comunque. Vabbè, volevo intervenire dicendo sta stronzata, però. Sì. No, ho voluto aggiungere, pur non essendo un horror classico, perché in realtà è un thriller drammatico con sfumature horror, però secondo me inquadrava perfettamente quello che appunto è la ricerca del raggiungimento del sogno americano, che spesso, per cui spesso si sacrifica in realtà, oltre alla famiglia e alla vita privata, anche i propri principi, diciamo. La dignità. Esatto, sì. Anche sì. Perché lui fa proprio nel discorso, e lui dice la cosa fantastica, dice, a parte che il nuovo millennio è nostro, un esercito di avvocati pronti, siamo lì, siamo pronti alla battaglia finale, intendendo che in realtà non è tanto che si giocherà come, ecco, con la guerra che si immagina spesso nella Bibbia, no? Nell'Apocalisse, quindi della guerra tra i demoni e gli angeli, eccetera, ma che si svolge quasi in un'aula di tribunale, dove ovviamente i diavoli hanno la meglio perché sono tutti avvocati, ed è fantastica come idea. Anche perché chi ha meglio la possibilità poi a quel punto di far uscire da galera il peggio del peggio, assolvere il peggio del peggio della società umana, se non il ruolo dell'avvocato. Esatto. Quindi, infatti il titolo non è messo a caso, c'è, cioè, il classico titolo di parole. Certo. Esatto, sì, assolutamente. Lasciami fare l'avvocato del diavolo. Sì, e poi è un film che non lascia speranza in realtà, perché il finale, vabbè, chiaro a tutti, io magari adesso non lo spoilerò, anche se è un film del 97, quindi vecchiotto, e poi penso che l'abbiano visto un po' tutti, insomma, però lui lo dice esplicitamente, no? Che il diavolo gioca su quelle che sono le debolezze umane, quindi l'avidità e l'arroganza, ma anche la vanità. Del voler vanità. Comunque apparire. Esatto. Il mio peccato preferito. Ecco. E ma, proprio sulla vanità che frega Keanu Reeves alla esatto, fine. Esattamente. Ma oltretutto, lui dice una cosa bellissima quando dice il fatto: io sono un umanista, forse sono l'ultimo degli umanisti. Quando lui dice, no, quando pensi che l'interpretazione del demonio che odia l'uomo, e lui dice no, io sto ficcato col naso qui nella terra da secoli, io ho coltivato l'idea che l'uomo è stato creato per provare, che è una frase bellissima, cioè sembra di sentire, non lo so, Rimbaud, sembra di sentire Baudelaire in un certo senso, secondo me veramente. E poi il fatto di essere umanista, sono l'ultima, ma ve la ricordate quanto è bella quella scena? Che si vede per pochissimo, ma è bellissima quella scena, si vede una New York, una Manhattan completamente deserta, quando lui esce dall'ospedale, che è una scena che mette un'angoscia, eppure non succede niente, ma mette un'angoscia totale, un po' come venerdì, come 28 giorni dopo, quando c'è questa Londra deserta, dà più o meno la stessa sensazione di desolazione totale, illuminata tantissimo, sto sole a picco, in una strada che uno è abituato, no, nell'immaginario a vedere stracolma di gente, invece vederla totalmente desolata ti destabilizza, ti mette veramente un'angoscia assurda. Sì, che poi penso che Keanu Reeves abbia davvero stretto un patto col diavolo.
Sì, vabbè. È un vampiro che hanno visto, oltretutto. Esatto. Non invecchia mai, mannaggia. Prefigo all'uomo. Prefighissimo. Sì. John Wick, più che hanno visto, ormai è John Wick. Ecco, a posto. Su John Wick io andrei oltre. Esatto. Però è bella anche la citazione ad American Psycho, perché è un film troppo sottovalutato, soprattutto dagli amanti del libro. Sì. Esatto, sì sì, quindi se vogliamo spendere due parole su American Psycho, spegniamole. Perché se no io vado a vedere film, che c'è un film di Carlo Vanzina che si chiama Yuppies, che invito a tutti a recuperare. Che è l'American Psycho italiano. Esatto, è vero. Sì sì. ma allora l'avvocato tiene l'orologio sopra il polsino. Grande. Come si chiamava quello? Dai, il milanese. Lui era il tipico. Ma no, Alessio Greggio. vabbè. Massimo Bo... Ma scusa, del cast di... No, era il papà di Sharon, di ragazzi. Ah, ci stavo arrivando, Zampetti. Zampetti è il classico... Vabbè, Yuppies un po' oltre età, però, perché Yuppies in realtà sono un po' più giovani, però... Ma credo che facesse anche una comparsata nel film. No, sarebbe quello col baffetto, sarebbe esatto. Film, ma scendi giù dalla pianta. Africa, steccato. I caratteristi di una volta, comunque, signori, i caratteristi di una volta non esistono più in questo paese. Sono lui era proprio così, poi. Assurdo. Sì. Era un grande Zampetti. Mi ricordo poi questa scena che era, se non sbaglio, eccezionale veramente. Lui diceva, è un'ape, cos'è che vuole lei? Un'ape, un aperitivo, scendi giù dalla pianta. Vabbè, il meglio di sé lo danno i ragazzi della terza C. Ovvio. Comunque, mi arriva il maiale. Basta, fate parlare di entriamo serie. In tema, ragazzi, magari. No, tu hai detto che dovevamo interromperti. Stimati, ma però... Vabbè, gli anni sono quelli, però. Cioè, American Psycho, magari. Sì. Okay. Hai ragione. Dicevo, American Psycho, secondo me, sì, è un film molto sottovalutato, inoltre lui, secondo me, è bravissimo nel rendere questo contrasto tra apparenza e realtà. Ed è ben studiato nel film, che proprio va a sottolineare benissimo quali sono, ma li estremizza molto, però sottolinea quali sono proprio i punti. Ed è fantastico vedere lui, la scena anche solo di quando si alza, che si prende cura di sé, si fa la maschera, fa ginnastica, eccetera, contrapposta quando poi sclera e uccide, insomma. Per me è un film fantastico, però sì. È vero che non si poteva toccare le vette di truculenza del romanzo, troppo esplicito per un film che comunque doveva essere fondamentalmente di cassetta. E secondo me la regista, ricordiamo la regista donna, fa un lavoro eccezionale, proprio eccezionale. Sì, e oltretutto ci mette dentro anche alcune parti, cioè un po' anche un horror comedy se vogliamo, perché... Mm-hmm. A tratti ci sono quelle scene che sono talmente ironiche che la risata te la strappano, e quindi c'è questo contrasto che per me è piacevolissimo. Sì. Va bene. Andiamo oltre. Andiamo avanti. Io sto attendo alle risate perché mi si è ficcato in testa eccezionale veramente in questo momento, quindi andate avanti, vi prego. Andiamo avanti, passiamo a cose meno allegre, perché nonostante sia il periodo degli Yuppies, quindi del successo, eccetera, in realtà tra gli anni 90 e il primo decennio del 2000 c'è stato anche un grande sconvolgimento politico. Tra il 90 e il 91, quindi proprio nel primo anno di questo nuovo decennio, c'è la guerra del Golfo, anche detta prima guerra del Golfo, che è un conflitto dove appunto l'Iraq all'Iraq si contrapposero
una coalizione di 35 nazioni sotto l'egida dell'ONU, nazioni ovviamente guidate sempre dagli Stati Uniti, che si proponeva di restaurare la sovranità del Kuwait, che è stata invasa, insomma, e annessa dall'Iraq, appunto. Questa guerra del Golfo, pur se durata meno di un anno in realtà, ebbe un fortissimo impatto mediatico come mai prima, se ne parlava ovunque, giornali, telegiornali, cioè praticamente si parlava solo di quello e sembrava un grande risico reale. Bush padre, oltretutto, se non sbaglio. Bush, sì, George Bush. Sì. Bush senior. Bush sì, senior. Questa guerra del Golfo in realtà poi ebbe seguito anni dopo, iniziata nel 2003, finita poi nel 2011, la guerra d'Iraq o seconda guerra del Golfo, che aveva come obiettivo principale la deposizione di Saddam Hussein, che era visto come nemico pubblico numero uno degli Stati Uniti, no? E qui appunto vi fu l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, guidata appunto da George Bush, e questo questi due conflitti, insomma, segnalano anche il ritorno della polemica militare che già era stata vissuta negli anni della guerra del Vietnam, dei figli dei fiori, eccetera, no? C'è un regista di nome Joe Dante, un nomuncolo piccolino, che ha diretto Gremlins, L'Ululato, I confini della realtà, insomma, giusto per fare qualche titolo che magari volete recuperare se non avete visto, ha diretto non proprio un vero e proprio film, ma un episodio della prima stagione della Masters of Horror, che si chiama appunto Homecoming, dove il messaggio che riguarda questa polemica militare arriva forte e chiaro. Regia, mandiamo il trailer. I remember the night the whole world went to hell. There's someone out there. It was the night I first met Jane. It's one of them. I don't think so. It's one of them! Your son, Corporal Gordon Hofstadter, was killed in action. I have the right to ask, why did my son die? If I had one wish, I would wish for your son to come back. Sir? Stop! Please stop! How can a dead soldier get up? The thing is, you can't kill him. Something wrong? Join us. We're looking for a few good men. Ok. Sì. E a parte la sigla degli episodi che io adoro tantissimo, quella musica, comunque, in questo episodio di cosa ci parla Joe Dante? È proprio il presidente Bush che è in corsa per le nuove rielezioni e uno dei suoi collaboratori, forse proprio quello che gli scrive i discorsi, sta parlando con una signora in lacrime, disperata per la morte del figlio avvenuto appunto durante la guerra. E questo collaboratore alla madre che piange dice testuali parole: credimi, se avessi un desiderio, vorrei che tuo figlio tornasse, perché so che ci direbbe quanto sia importante questa lotta. In realtà, da quel momento, i militari morti iniziano a tornare veramente. Solo che non tornano solo quelli della guerra in Iraq, no? Tornano quelli morti nella guerra del Vietnam, morti nella prima guerra mondiale,
morti nella guerra civile, e tornano tutti. E ovviamente le cose non vanno come si aspettava Bush e i suoi collaboratori, no? Qualcosa da dire ce l'hanno. Qualcosa da dire ce l'hanno, infatti in questo caso sono zombie che in realtà sono senzienti, quindi parlano, si esprimono, ricordano soprattutto, ed è toccantissima la frase di uno di loro, quando poi spiega il perché appunto sono tornati, sono in massa, eccetera. E loro tornano per votare in realtà a queste rielezioni e dicono: voteremo per chiunque metta fine a questa guerra. Quindi passa chiarissimo in realtà il messaggio di Joe Dante, ma di ciò che si respirava in quegli anni, insomma. Assolutamente. C'era un altro film di Joe Dante che più o meno affrontava, diciamo, in un modo un po' diverso, però quasi lo stesso argomento. Non so, è uno dei primi film di come si chiama? Di Forrest Gump. Come si chiama? Tom Hanks. Uno dei primi film di Tom Hanks. Non so se ve lo ricordate. Era cupissimo. Era di Joe Dante, se non sbaglio. Cos'era? L'erba del vicino. L'erba del vicino, esatto. Sì, fantastico. Era un horror comedy abbastanza inusuale. Sì, soprattutto per un personaggio come quello poi di Forrest Gump, appunto, di Tom Hanks. Basta chiamarlo Forrest Gump. me lo sono immediatamente dimenticato nel momento in cui me l'hai detto. Però sì, era abbastanza inusuale anche come film suo, diciamo, come però era veramente, me lo ricordo veramente come un film cattivo, visto un sacco di tempo fa, me lo ricordo proprio un film cattivissimo, proprio questa idea del pericolo all'interno, no? Scusami, vai. No, dicevo, di questo episodio a me hanno colpito fondamentalmente due cose. Il primo è l'immagine di tutte le bare con sopra la bandiera americana, e che poi appunto iniziano ad aprirsi, a ribaltarsi, eccetera, perché i corpi dei soldati morti si rianimano. E come seconda cosa il fatto che il messaggio sia così esplicito, che è una cosa in realtà che è rara, diciamo, perché spesso i messaggi si incapiscono, si intuiscono, a volte si devono leggere tra le righe, no? Ma è raro che siano proprio così diretti e così espliciti come in questo episodio. Forse appunto il fatto che non sia un film, un vero e proprio film uscito da solo al cinema, eccetera, ma che sia un episodio all'interno di una raccolta anche un po' più di nicchia, sicuramente ha contribuito, insomma, a questa cosa, secondo me, no? Sì, sicuramente sì. Avevano libertà di scrittura per i Master of Horror. Non per nulla anche Carpenter fa forse il canto, Madonna, del cigno della sua filmografia. Cigarette Burns. Sono diversi in realtà nella Masters of Horror che hanno un messaggio poi politico anche fortino. Mi viene in mente appunto The Washingtonians, perché l'ho recensito da poco, che anche quello è molto diretto, con nomi e cognomi, insomma. Sì. Sì, comunque sì, almeno la prima stagione di Master of Horror è stata fenomenale, è stato un bel esperimento. Sì. No. Ma per quale, vi ricordate per caso, per quale emittente? Americana. No, certo, se non dico. Pensavo Ucraina, diciamo. Non era la HBO. Masters of Horror. Ora ormai esce tutto per HBO. Ma non era neanche un canale a tema, era proprio un canale americano. Sì, non mi ricordo. Solo che non mi ricordo qual era. Lo stroncarono alla seconda stagione. Vabbè, la seconda è comunque abbastanza fiacca. Ma no, dai, la seconda non è fiacca. A me piace. Devo Washingtonians, qual è la seconda? Poi c'è un altro di Joe Dante, sempre qua, nella seconda stagione, ma ce ne sono alcuni che sono comunque molto carini. Sì, però la prima di un altro livello. Aspettava la prima, sì, comunque. C'è anche Argento, c'è anche Takashi Miike. Takashi Miike chiude col botto proprio. Sì. Ma no, veramente è tutto perfetto.
Comunque. Argento fa forse l'episodio peggiore, forse fa l'episodio peggiore, però Jennifer. Fa forse Jennifer. Ma è carino, dai. No, è carino, a me è piaciuto. Sì, anche a me. Non sembra neanche girato da lui. No, guarda, per come il finale, forse sì, direi proprio che è girato da lui, è proprio in quel periodo è girato da lui per il finale, però sì. Poi era anche è bello morboso, scusa Sele. Niente. E allora, andando avanti, in realtà non, queste due guerre, non, a parte che la seconda non è scollegata, ma c'è un altro episodio che ha sconvolto l'America, non solo l'America in realtà, ma tutto il mondo, che succede sempre in questo ventennio che mi ha toccato. E sto parlando chiaramente dei vari attentati che sono stati l'11 settembre del 2001, e quindi attentato alle Torri Gemelle, attentato al Pentagono. Pentagono. Sono strega, io parlo sempre di pentacoli. In parte è vero anche. Quindi... No, vabbè, tema serissimo. E quindi questa tragedia, questa cosa in realtà ha dato poi il via a una sorta di psicosi dell'attentato. E cioè, per un periodo sembrava che qualsiasi cosa fosse dovuta a un attentato terroristico. E per questi film in quegli anni, insomma, mi sono venuti in mente il primo Cloverfield, che è un monster movie del 2008, diretto da Matt Reeves, ma prodotto da J.J. Abrams, che parla appunto di sei ragazzi, sempre a New York, che festeggiano, eccetera, ma che poi, insomma, sono in fuga da un misterioso attacco, che all'inizio si pensa sia un attacco terroristico, in realtà è questo mostro gigante che sta radendo al sonno la città, e a regia mandiamo il trailer. Subito. Robert Hawkins. Approximately 7 hours ago, something attacked the city. You found this. If you're watching this, then you know more about it than I do. Hello? Beth, where are you? Okay, we cannot go into the middle of the city. We gotta get out of here. There's nothing to do for now. You know what that thing is? Whatever it is, it's winning. Do you have any idea what's happening? I don't care what's out there. Listen to me. She's dying. Turn that camera. Rob, it's alive. Went down. Bellissimo Cloverfield, non piace a tutti. A me no. Sì, no. Capisci, allora. Capisci che... No, in realtà a me piace come film in sé. Non mi piace come documentary, ma per motivi che, insomma,
appunto Cloverfield è un mockumentary, quindi girato con la telecamera a mano, eccetera, secondo me perde un po' di credibilità dal lato mockumentary, perché se stai rischiando per la vita non penso che tu cioè che stai lì a pensare a riprendere qualsiasi cosa, ma la telecamera la lanci e tieni a gambe elevate, insomma. Paradossalmente ti trovi sempre al centro dell'azione. New York è una città enorme, succede tutto là. Vai. Comunque, vabbè, diciamo che dal lato insomma, del messaggio, soprattutto nelle scene iniziali, secondo me è molto forte. Appunto, si è vista anche nel trailer la testa della Statua della Libertà, no? Che è decapitata, rotola in mezzo alla strada. E quella, insomma, secondo me è un'immagine molto iconica della paura che si viveva in conseguenza a quello che c'è stato l'11 settembre, no? Poi in questo caso i terroristi non sono medio orientali, ma sono alieni, sono comunque mostri, però quello è, no? È New York, il simbolo, la grande mela che viene attaccata da una forza cattiva che vuole aliena, poi in realtà, perché se non sbaglio viene dallo spazio. Sì, la testa della Statua della Libertà è fortissima, perché poi è proprio la paura degli americani di perdere il loro ciò che, che li rende americani, no? Sì, la loro identità. Sì, che poi tutti pensano sempre, no, l'11 settembre come poverini quelli di New York, però nessuno pensa mai, per esempio, poi a tutto quello che è significato per i musulmani, ad esempio, che non potevano più camminare per strada senza che li abbuffassero di mazzate. No, ma anche perché si pensa sempre, no, per il periodo in cui, come si fa ad andare a colpire una nazione, sì, però in tutti quelli morti civili, cose, quindi è proprio una guerra di morti civili, però senza che nessuno pensa che in realtà tutto quello che aveva fatto l'America in quei paesi e l'Europa che aveva fatto in quei paesi anni e anni, decenni e decenni prima, che era, non voglio dire peggio, ma comunque non era certo, diciamo, una passeggiata quello. Cioè l'odio occidentale non arriva dallo spazio, ecco, nel senso, arriva da cose ben più concrete. No, ma era fu raccapricciante anche il discorso di Bush, noi non ci piegheremo a questi terroristi, vengono a casa nostra a distruggere la nostra pace, noi risponderemo colpo sul colpo, cioè, da vero pistolero, è più horror questo che ti Cloverfield. Proprio, sì, infatti è un Joe Wayne proprio, Joe Wayne. Però sì, per me Cloverfield, sono d'accordo con Margherita, sono d'accordo con Sele per la scelta, perché è il film emblema dell'11 settembre. Ancora l'America non era uscito fuori da quel trauma, era il periodo in cui cancellavano le Torri Gemelle da tutti i film, fece scandalo lo Spider-Man di Raimi, dove cancellarono il simbolo delle Torri Gemelle. Quindi la scena dell'elicottero bloccato tra le due torri. Quindi questo film esorcizza, ma allo stesso tempo creò polemiche per una ferita ancora aperta. Esatto, esatto. E sempre dello stesso anno, oltretutto, quindi 2008, 7 anni dopo quello che è successo, ma come tu hai detto c'è una ferita che in realtà secondo me non si è richiusa nemmeno ora. No, assolutamente. Sempre nello stesso anno, sempre 2008, scritto e diretto da quel genio di regista che è per me Shyamalan, esce anche un altro film che è il mio, forse l'unico che non mi è piaciuto moltissimo di questo regista, ma che va a pennello con questa situazione, che è E venne il giorno, anche qui ambientato sempre al Central Park di New York, quindi guarda caso sempre lì. Tutte le persone presenti cadono improvvisamente in uno stato confusionale e una a una, così, senza apparente motivo, inspiegabilmente si suicidano, si tolgono la vita. Anche qui la prima cosa nel film a cui si pensa è un attacco biochimico terroristico, come se la prima cosa, la prima spiegazione, l'unica possibile sia quella. E ovviamente mano a mano che le morti aumentano e soprattutto si propagano anche per tutto il nord-est degli Stati Uniti, si capirà
forse in realtà, anche se poi una vera risposta non c'è, insomma, questa ipotesi viene un po' accantonata in favore alla denuncia, diciamo, ambientale, del mondo che si ribella alla presenza e allo strafutore dell'essere umano appunto il pianeta Terra, che appunto un po' anche, secondo me, un parallelismo con gli uccelli di Hitchcock, appunto per la ribellione della natura, e insomma, quest'altro film, anche questo è il voler dare subito come prima causa tutti i mali del mondo e l'attacco terroristico, quando in realtà il peggior male del mondo è l'uomo di qualsiasi razza, di qualsiasi paese, ma è l'uomo stesso. Un'apertura green, diciamo così, di Shyamalaya verso che poi è un film sottovalutatissimo in realtà, anche secondo me, a me piace tanto, pure a me molto, sì, sì. Molto, forse il finale è un po' così, però è come principio di base molto interessante. Io penso che lui in realtà sia faccia un cinema estremamente, forse l'unico che fa un cinema estremamente cecocchiano. Sì, ma poi questo era dichiaratamente Gli uccelli in versione sì. 2000. Ma lui ha proprio la capacità di applicare alla lettera quello che diceva Hitchcock. Questa è la cosa interessante. Lui è proprio, sì. Non so, forse c'ha un palo, forse avrà letto tanto di quelle cose di Hitchcock che ormai è diventata veramente la sua fissazione, quella di dover ripetere esattamente tutti i principi su come fare cinema secondo Hitchcock. Quindi è veramente, ma anche l'ultimo. A Hitchcock come spirito guida. Esatto. Sì, è probabile, ma è l'unico, veramente è l'unico, è impressionante. Forse sai solo chi insieme a lui, il regista di Animali Notturni, come si chiama? Animali Notturni, io l'ho visto il film, molto bello, il regista adesso mi sfugge, so che lui è lo stilista, lo stilista, lui è stilista. Che palle! Tom Ford. Tom Ford. Che anche Tom Ford non scherza, in Animali Notturni fa un lavoro estremamente cecchiano, il suo secondo film solo. mamma mia. Marco, sì, diciamo, tu ti ricordi bene l'11 settembre, ci spiegavi oggi. Ce lo vuoi raccontare? Sì, ragazzi, sì. Sonio Cartogno non è morto, l'ha tentato di corrigere. Mannaggia. Perché mia madre mi racconta sempre che io andavo pazza per la televisione, davvero. E mia mamma mi racconta sempre che quando poi ci fu l'interruzione dei programmi per dare la notizia, io cominciai proprio a piangere come una dannata. Giustamente. Che credevo fosse successo qualcosa di brutto. Da quel giorno poi dice mamma anche che sputavo sul televisore ogni volta che sputava. Questa non l'avevi detta oggi, e la teniamo per stasera. Sì, ogni volta che si parlava dell'attentato io sputavo sul televisore. Una sorta di ragazza ribelle, veramente. Proprio punk. È fantastica sta cosa. Mi immagino tua madre sempre a pulire il televisore, poverina. In realtà io penso che l'11 settembre sia, secondo me, l'unica data in cui il 95% della popolazione mondiale si ricorda esattamente cosa stava facendo nel momento in cui è successo, è stato dato l'annuncio. Mm-hmm. Beh, io per forza avevo attaccato internet in casa, 56k. Ero galvanizzato, ho detto, la mia prima mail, Agnellino 666. Neanche il tempo di gioire, mi giro, ho detto, ma perché stanno facendo Die Hard sul TG? Cosa è successo? Sì, io mi ricordo Enrico Fede, mamma mia. Enrico Fede. Sì, ma dillo sbagliato perché non sbagliato. Si vede neanche di esatto. Nominarlo in maniera giusta. Enrico Fede, allora, a me piace. Enrico Fede.
che è la crasi tra due giornalacci proprio. Però esatto, Fede... bravissimo. Enrico Fede, sì, me lo ricordo che mia mamma stava guardando Sentieri, se non sbaglio, su Rete 4, e c'era a un certo punto, c'è stato questo momento di panico dove è stato terribile. Vedi, e sta cosa traumaticissima di vedere la torre in fiamme, perché ovviamente nessuno ha visto la prima torre, l'impatto della prima torre, ma la seconda in diretta penso è stato uno degli elementi più traumatici che io mi ricordi della mia infanzia. Proprio l'aereo che entra, e poi un'altra cosa che pure mi ha traumatizzato a vita è l'aver visto in diretta le persone si lanciavano dalla finestra per scappare dalle fiamme. Ed è stata un'immagine indelebile, sai, quando uno dice una delle immagini che ti segnerà per la vita. Penso che nessuno di noi subito dopo, o oggi anche, avrà mai più preso un aereo con la stessa tranquillità, diciamo così, di una volta. È inevitabile che il pensiero ti ritorni a quello in un modo ma infatti il film scelto da Selle è perfetto, perché certo, al di là di tutto l'impianto thriller disaster movie, è bellissimo invece tutta la fobia che si instaura fra gli abitanti, fra di loro, perché il vero motore delle azioni è la paura del diverso, dell'attentato, di colui che può essere l'assassino. E quindi, senza fare spoiler, ci sono scene veramente inaspettate e raccapriccianti di uccisioni a sangue freddo all'improvviso. Infatti è perfetto questo film. Secondo me è stato anche odiato, e poi ha vinto un sacco di Razzie Awards, è stato anche odiato perché toccava molti nervi scoperti. E non è voluto, cioè proprio è stato accantonato proprio per questo. Perché era... Stiamo parlando, scusa, è ben nel giorno, sì. Ah, ok. Sì, fu proprio, secondo me, fu proprio uno schiaffo in faccia, perché il periodo, ora per noi è quasi normale avere paura, soprattutto noi che facciamo contenuti, a dire qualunque parola perché possiamo essere bannati, ma all'epoca mi ricordo che per il fatto dell'antrace, c'erano gli Antrax... Agli Anthrax fu intimato di sospendere il loro tour mondiale. C'è una band con 20 anni di storia, deve sospendere il tour mondiale perché si chiama Anthrax. È terribile questa cosa. Sì. I primi passi di internet, proprio. Poi nel film c'è Zooey Deschanel, sì, che è già solo per quello dovrebbe vincere. Esatto. Jess per gli amici. Sì. Va bene. Andiamo oltre, cioè in realtà ci ricolleghiamo al parliamo invece in realtà del forte patriottismo, d'altro canto, no? Contrapposto alla polemica militare, eccetera, c'è in realtà una cosa tipica degli Stati Uniti, che è il forte patriottismo che hanno, no? Questa convinzione di essere popolo superiore, padrone del mondo, e ce l'hanno in molti, e hanno proprio un'identità molto molto forte. Questa cosa, questa anche presunzione, in realtà viene denunciata da quel bel filmino leggero del 2005 di Eli Roth, che si chiama Hostel. Arriviamo a un po' di flutter, diciamo, e al di là delle apparenze, quindi appunto del film che è il torture movie, eccetera, in realtà Hostel vuole essere una denuncia proprio verso l'americano medio, americano medio che quasi mai viaggia, quasi mai esce non solo dal suo stato, ma anche proprio dalla sua città, dalla sua comunità, perché probabilmente lì ha tutto, quindi non gliene frega neanche di andare fuori, e poco conosce di ciò che c'è all'estero, no? La geografia praticamente conosce zero, e spesso non conosce neanche la differenza tra Roma e Milano, figurati se conosce paesi come la Slovacchia, no? Questa è stata la denuncia che Eli Roth voleva fare, quindi l'americano che appunto non viaggia, non conosce nulla, che va all'estero però crede di essere il padrone del mondo e quindi si comporta con spocchia, con superiorità, ci fa una figura pessima e viene giustamente punito, insomma è quello del discorso, in realtà è cattivo
cioè, diciamo che non ci fa una bella figura, ecco, insomma, non ha, è vittima, ma non vittima, totalmente vittima. Ecco qua, questa era la denuncia di Hostel. E sempre in quello stesso anno, quindi sempre 2005, un'altra denuncia, qualcosa di tipico di americano, che ha lo strapotere, che ha le forze dell'ordine, quindi lo strapotere del corpo della polizia, che poi è ritornato in anni più recenti, di cui magari poi ci parlerà di qua con il ghiaccio. Insomma, questo eccessivo potere delle forze di polizia viene denunciato nella film bellissimo del mio amato Rob Zombie, che è La casa del diavolo, secondo capitolo della trilogia della famiglia Firefly. Già quando Rob Zombie ha finito di scrivere la casa dei mille corpi, quindi il primo capitolo, già stava pensando a come poter scrivere una storia sullo sceriffo John Quincy Wilder, fratello di George Wilder, ucciso appunto nel primo film. E qui appunto sviluppa e lo sviluppa come forte antagonista alla famiglia Firefly del secondo, che è più un on the road, quindi meno omaggio ai film degli anni Ottanta, ma un film molto più polveroso, ambientato insomma in questi paesaggi deserti, appiccicosi, ti dà proprio il senso dell'appiccicosa attraverso la fotografia, eccetera. E qui appunto ci introduce questa forte figura di questo sceriffo, che tutt'altro è tranne che il bene, insomma, dovrebbe incarnare appunto la giustizia, ma in realtà non è proprio così. Regia, andiamo col video. La polizia ha rinvenuto quello che state vedendo. Non ci sono parole. Ho sbagliato il video. Ma noi... Ho sbagliato il video. ...a un livello che molti non hanno mai visto. L'ho sbagliato io, l'hai sbagliato tu. Ma l'hai detto La casa del diavolo. Ti conviene cominciare da qui. Sì, ma non è il mio video. Pessimo, Danilo, pessimo. Interrompo? Scusate. Omicidi, pazzia, vendetta. Sì, il trailer è molto bello, negli anni 70, secondo me. Hai il coraggio di entrare. Invece più commoventi di Rob Zombie. In realtà io avevo preparato una clip che magari mi sono... Adesso te la recupero subito, te la recupero subito. Ok. Avevo capito male io. Ma infatti dico, ho detto colpa di Danilo. Cioè, no, sei, no, magari ho sbagliato a mandare. Lui non vede l'ora di incolparmi di qualsiasi cosa. Freme, deve dire. Sono lì che aspetto, famelico. Esatto. Iago. sì, se voi però occupate questo niente... Parlo, ok. Allora, appunto, nella clip che poi la regia ci manderà, vediamo appunto com'è caratterizzata. No, nella giusta clip. Nella giusta clip. Sarà quella giustissima, no? Quella giusta. E vedremo appunto quello che intendevo, e quindi la figura dello sceriffo, che al di fuori delle telecamere e quindi dell'apparire di fronte all'opinione pubblica, in realtà si comporta in tutt'altra maniera, no? Questa è una cosa... Vada, cenci della situazione, vada. Sempre a bullizzarmi, allora... Lo facciamo per Emily, in realtà. Perdonami. Taking that up for the Almas prison. Well,
fucking leg tonight, aren't you? What's the matter? Can't sleep? Hell running in the streets. But you just miss Mama. As a matter of fact, I was feeling kind of lonely. I knew you couldn't stay away. I got the power of men. Women like me will rare breed. Don't you agree? Oh, yes, ma'am, I do. I ain't been broken, you know. Been like that. Ooh, you got me going this afternoon. You think you can break me? You're looking rough. Oh, honey. You can have it any way you want. I don't want it rough. Oh. I like it hot. And slow. Hot. And slow. Hot. And slow. Yeah. Like that, Mama. Oh, yeah. Questa è appunto ciò di cui stavo parlando, e quindi la differenza tra il voler fare giustizia e il voler compiere una propria vendetta. E questa è la denuncia dello, appunto, dello strapotere della polizia, che spesso agisce al di fuori della quando non è vista, no? Quando non è, cioè, al di fuori dell'opinione pubblica. Per vie nascoste, per vie traverse, e in maniera non del tutto lecita, e abusando del potere che ha e che le è stato dato, e spesso anche poi impunita, no? Questa è la denuncia che voleva fare nel suo film Rob Zombie, con la figura dello sceriffo Weigel, che incarna perfettamente il fattore medaglia, no? Ogni medaglia ha due facce, quindi in realtà chi sono i veri cattivi in questo film e chi sono i veri buoni non si sa, non ci sono i buoni e non ci sono i cattivi, sono entrambi sia vittime che carnefici, insomma. Io sono sempre dalla parte di sceriffo. Esatto, io sono sempre dalla parte di Otis, no? No, sì, per me Bill Bosley fa un personaggio incredibile. No, ma poi lui è proprio fantastico. Mamma. È vero che è un trittico spettacolare, Sherry Moon, Sid Haig, Bill Bosley, però secondo me proprio Bill Bosley ha una prova d'attore incredibile. Cioè già aveva fatto un Otis fenomenale nel primo film, ma in questo è proprio... Vero. Poi quando gli dice dov'è il tuo dio ora, è veramente la pelle d'oca. E oltretutto c'è una citazione a un caso di cronaca reale, no? Quindi quello degli omicidi Manson, di quando prendendo il tizio gli dici: io sono il diavolo e sono qui per fare il lavoro del diavolo. Grandissima citazione, grandissima scena, oltretutto. Top, vabbè. Ma anche fisicamente la barba bianca, i capelli lunghi, è proprio... Lui è fantastico. L'uomo dei sogni. Sì, d'accordo. Grande, sì, poi sai, ha fatto un'evoluzione spettacolare dal primo film, che era molto più... fricchettone. Sì, ma anche più trasandato, se vogliamo, passatemi in termini, perché non è che nel secondo sia curato, ma nel primo era molto più... mostro sporco, cioè i denti quasi neri, malato, tipo
Sì, esatto, un po' ricordare appunto la non aprite quella porta, no? Esatto, era il chop top di non aprite quella porta. Mm-hmm. Esatto, che comunque vabbè, è uno tra i film omaggiati dal primo. Nel secondo si fa proprio... Usciti nello stesso periodo, proprio La casa dei mille corpi e quello obbrobrio di... Il remake. Sì, di... terribile di cosa, di come si chiama? Nispel. Marcus Nispel, sì. ci ha dato Jessica Biel quel film. Vabbè, ma ce l'aveva data già Seven Heaven, se Jessica Biel, però... ma ci voleva Nispel a darci Jessica Biel. Però, no, nel senso, ecco, la cosa interessante è questa, cioè, secondo remake, diciamo così, sicuramente è La casa delle mille corpi. La casa delle mille corpi. Molto più fedele, diciamo, allo spirito upediano, di quel nel senso. Poi sì, è fantastica l'idea. E io sono convinto che in realtà i carnefici non sono loro. E Rob Zombie lo sottolinea proprio con Freebirds, secondo me. Mamma mia, alla fine, ragazzi, c'è la fine che... di questo film. Io non so perché tu non hai scelto questa scelta, ma la vogliamo vedere la stessa? Ti prego, sì. Quella è la mia scena preferita in assoluto, è una che mi fa piangere oltretutto, in eterno sta scena. Oltretutto qua vengono fuori le capacità e la gavetta che si è fatto Rob Zombie nel dirigere anche i suoi video musicali, perché è incredibilmente sincronizzata la musica, poi bellissima, Freebird della New Skyner, che è gruppone... ragazzi, vabbè, e con quella scena e le immagini sono perfettamente sincronizzate, sono perfette proprio da videoclip, e lui in questo chiaramente è maestro. Penso che qualsiasi altro regista che non avesse le capacità sue in campo musicale e di regia di videoclip potesse fare una cosa, insomma, anche solo vagamente avvicinabile a questa. E oltretutto... un po' di parte, no, ma altro che di parte, cioè è giusto, sono complimenti meritatissimi per Rob Zombie. Che questo ti fa pensare quanto lui abbia immaginato la scena già con quella canzone, infatti tutti i tagli di scena sono tutti a tempo, sono magnifici, di quanto ecco, come dicevi giustamente tu, ti fa capire quanto lui effettivamente, quanto c'è del musicista in lui in quello, nella sua regia di sto film, che poi è ricchissimo di musica in realtà questo film, di musiche bellissime, la sonora è meravigliosa, oltretutto, cioè, a parte il primo che ha, per cui lui ha scritto le musiche, anche qua inserisce musica esterna, che perché secondo me c'è da chiarire sta cosa, perché se La casa dei mille corpi era, ecco, un film volutamente estremamente violento, anche nel finale un po' no sense, diciamo così, bellissimo, The Davis React invece è un film romantico, è un film estremamente romantico, è di una dolcezza disarmante. Io ho sempre visto veramente come una dolcezza assurda, tutta quella bellissima parte. Sì. Come la scena di quando per la prima volta fa l'incursione alla polizia, no? Nella casa del quando c'è la canzone di country di non mi viene il nome, Tob, mi ricordo. We are what we are in a danger. È bellissima, che c'è quella scena al rallentatore dove la polizia si butta all'interno. Vabbè, fantastica. Guardate La casa di Davis React, perché è veramente uno dei film più belli di Rob Zombie. Più belli di Rob Zombie. Beh, ma i Ralenti... decenni, ragazzi. Cioè... sì, è vero, comunque fu una bomba. Vabbè, i Ralenti sono un chiaro riferimento, non neanche troppo velato, di Peckinpah da parte di Rob Zombie, sì. Per dire, non sono solo un cantante regista horror, sono un regista che ha studiato e so di cosa sto parlando. Esatto. Sì, lui qua dimostra una maturità... chiaramente superiore rispetto al primo film, ma proprio perché è un film differente, girato in modo differente, cioè qua dimostra proprio di saperci fare e di sapere che cosa sta facendo. Ma non solo, poi in realtà, ecco, ma anche a Zack Snyder con 300, un grandissimo omaggio tutti i rallenti del film.
toccante per me. Vabbè. Veramente bellissimo, bello, 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 bello. Io farei a sto punto. Ovviamente, scusa, se le finito. Io ho finito, questa è stata una conclusione, il mio programmino è finito, quindi. Il programmino è finito, io direi giro di considerazioni, e come ormai è diventata la regola, e aspettiamo tutti ovviamente di essere bannati grazie al conigliastro, ovviamente con le sue esternazioni, con chi ce la vogliamo prendere stasera? Con gli... No, assolutamente... Dopo questa chiusura con Rob Zombie, il mio animo è in pace. Che palle, dovevo metterla dopo, dovevo metterla allora. Mi dispiace. Poi io non sono una persona polemica, non so questa diceria da dove è uscita fuori. Cioè, boh. Se non sapete dove è venuta fuori questa diceria, andate a vedervi la puntata precedente di Black Friday. Era una semplice constatazione, comunque. La costellazione amichevole, esatto. Prima io ho fatto apposta a concludere con Rob Zombie perché sa che ci mette tutti d'accordo, quindi esatto. Con lui andiamo a dormire tranquilli. Era un colpo basso. Marghe, vuoi fare una considerazione finale? Ok, abbiamo 4 minuti perché alle 23 se le scompare. Se sparisce, esatto. No, stasera ci sono, Stasera non c'è problema. No, sì, bravissima Sele, perché comunque ti è capitato un periodo bello pieno, sei stata bravissima. Hai toccato tutti i temi, hai scelto i film che mi piacciono, quindi brava. Grazie. Niente, io ovviamente ci avrei infilato Scream, ma ci sta che la scelta sia ricaduta su altri film. Brava, non ho niente da dire. No, sì, assolutamente. Ovviamente bravissima. E come vedi, l'ansia era mal riposta, come si dice in questi casi. No, sicuramente è un periodo molto difficile da questo punto di vista. Ce lo siamo, diciamo così, tolti un po' tutti dalle palle. Ragazzi, infami. No, allora, io ho sperato fino alla fine di non capitare proprio io in quel periodo, perché veramente... Ah, ecco, sei in un covo di vipere, sono in un covo di vipere. Io sono dell'idea che a me è capitato l'ingrato compito. Io speravo che capitasse a lui, infatti. Ma guarda che avrei preferito, infatti, perché se mi ricordi l'ho ceduto a Sele, perché infatti, a me è capitato l'ingrato compito. Ma anche tu c'hai una bella... Come ma si io dice, invece vedi che trovo più facile il tuo, ma c'era Rob Zombie qua. Era per quello, era per quello. Però pure lui c'ha una bella gatta da pelare, pure lui c'ha sì, una bella gatta. Visto che è tutta roba fresca e devo stare attento come ne devo parlare. Esattamente, esattamente. Però sì, sicuramente diciamo che comunque il periodo che si è andata a snocciolarci stasera, che termini a cazzo a quest'ora, veramente molto molto bello, molto interessante, molto complesso dal punto di vista della sociopolitico, ecco, di quegli anni, veramente estremamente complessi, anche perché appunto, no, siamo passati dall'età veramente reganiana, pienamente reganiana, di Margherita a Bush Senior, appunto. Giorgino con la sua bella guerricciola del Golfo. E poi c'è pure Sequel, c'è Bush Junior. E poi c'è Bush Junior, ho anche nominato Damien, il piccolo Damien. Esatto. Che ovviamente anche là sì, no, più che altro è stato secondo me difficile, cioè, almeno ho trovato difficoltà per il fatto che tra gli anni 90 e i primi 2010 sono usciti veramente un fottio di film, ma tutti molto diversi tra di loro, e molti soprattutto negli anni 90 di intrattenimento, cioè quindi di puro divertimento senza chissà che messaggio dietro, no? E quindi riuscire a trovare film
con un determinato tipo di messaggio, che si chiamano quegli anni, e soprattutto che avevano lo stesso tipo di messaggio, è stato veramente complicato per quello, cioè riuscire a comunare... Infatti, secondo me si doveva fare tipo una puntata solo per Masters of Horror e chiamarla, capito, i partigiani, tipo cose così, la resistenza, in un periodo di totale... Perché poi è così, se veramente analizziamo bene la situazione proprio sociopolitica, è così. Cioè, nel senso, loro hanno vissuto veramente un periodo di totale svago. L'11 settembre è stato un momento in cui li ha risvegliati improvvisamente tutti, dicendo che cazzo sta succedendo nel mondo. Cioè, loro hanno sempre assistito a guerre, a tutto quello che succedeva nella società, dalla loro mega isola, diciamo così, immersa nell'oceano. E quindi le guerre le hanno viste da fuori, noi eravamo il loro zoo, tendenzialmente. Poi a un certo punto, quando la guerra è arrivata in casa, è stato un casino. Sì, perché li hanno toccati personalmente. Sì. Quindi la cosa interessante è andare a trovare, è difficile ovviamente andare sicuramente a trovare poi questa impronta drammatica nella loro filmografia, e ovviamente Venne il giorno forse è Cloverfield, a parte tutto, è sicuramente un ottimi esempi da questo punto di vista. No, perfetto, perché poi anche il collegamento che ha fatto con la guerra del Golfo, perché l'11 settembre è lo specchio, no, è la risposta a quel che loro hanno combinato con la guerra del Golfo. Pensavano di farla franca, e invece no, è quello il problema. Quindi, Salvatore, che ci vuoi dire? Ci vuoi dire niente? Ma di fronte a un'esposizione così chiara, lapidaria, nel senso che mette una volta ancora di più, ci mette ancora di più di fronte a quanto l'umanità faccia schifo, a quanto una delle più grandi superpotenze si permette di fare il bello e il cattivo tempo, come abbiamo visto nella disanima di Margherita, ma poi riceve il conto prima o poi, perché non puoi sempre farla franca, come ci ha dimostrato Sele. Questo attacco all'interno, questo virus che ha colpito, giusto per utilizzare termini di cui ormai non abbiamo dimestichezza, questo virus che ha colpito all'improvviso la più grande, ci sarebbe anche l'Oriente, ma diciamo per noi occidentali la più grande superpotenza occidentale, che si permette di fare bello e cattivo tempo su qualunque altro paese, con termini come democrazia, bene, bontà, Dio è dalla nostra parte, tutto ciò non è assolutamente vero, e nel momento in cui arriva la crisi, la cosiddetta crisi, si ritorna all'origine della vera storia americana, ovvero sopruso, arroganza, narcisismo, edonismo, ma nel senso brutto del termine, non nel senso poetico e romantico tedesco del termine, e soprattutto violenza. Quindi, come ci ha detto Margherita, ritorna la paura del diverso che viene ad attaccare, il kaiju, ritorna l'edonismo americano, l'uomo intraprendente, lo yuppie che si deve fare da sé, il classico figlio di papà che si è ritrovato con una ricchezza in mano, non sa gestirla, vuoto di valori perché non gli è stato insegnato niente se non essere il migliore, il più bello, il più muscoloso, il più ricco, quindi di fronte a una vita vuota affidarsi a emozioni forti, la violenza, le droghe e l'umiliazione delle donne, perché le donne, questo è il periodo in cui le donne, a parte forse Sherry Moon, non ricordiamo donne forti nella cinematografia, lì dove avevamo avuto la Final Girl, qui incomincia ad essere un po' messo da parte, forse effettivamente ricordiamo Sherry Moon. Al contrario di Scream, Margherita diceva è un film emblematico Scream per gli anni 2000, ma non per il programma etico e filosofico che aveva portato avanti Sele. Secondo me sarebbe stato un po' fuori contesto, non perché non sia importante Scream, ma l'abbiamo già detto in tutte le salse, è un film epocale, ma non per come l'America entra in crisi dopo l'11 settembre. Quindi tutti i film scelti, ma anche I Reietti del Diavolo, è un'America in crisi
dove non ci sono più eroi, e coloro che ci dovrebbero difendere sono più animali e più selvaggi degli stessi mostri, i quali comunque, come ci ha insegnato Toby Hooper, sono un prodotto della società, non è che vengono dallo spazio. I mostri sono stati creati da noi, e l'organo che dovrebbe proteggerci è ancora peggiore di loro. Non sempre, ma in determinati casi sì, soprattutto quando c'è l'interesse personale. Ho concluso, vostro onore. Anche perché appunto sì, abolire totalmente la figura femminile forte, ovviamente la figlia degli anni 80, no? con il cinema maschio, muscolare, sì, testosteronico. Però nell'horror c'era con la figura della final girl. Nell'horror sì, assolutamente. A parte Scream e Sherry Moon dagli anni 90 in poi, ma basti vedere Cloverfield, il protagonista deve andare a salvare l'amore della sua vita che è rimasto bloccato, il principe che deve andare a salvare la principessa, e tutte e due muoiono abbracciati mentre il mostro fa quello che c'è. È proprio quanto di più banale e poco edificante ci sia, sia per l'uomo che per la donna, cioè. Certo, non è... Assolutamente, assolutamente, siamo tutti d'accordo su questo. Bene, 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 siamo giunti alla fine di quest'altra puntata di Black Friday. Come dicevo prima, adesso ci aspetta l'ultima puntata. La Super Mega... ce n'è ancora una, io pensavo che fosse finita. La super mega puntata di Salvatore, che non vediamo l'ora. Anch'io. Vediamo allora di ricevere il link con tutta la roba che deve mezz'ora mandare. Prima della puntata, mezz'ora, si t'ammazzo se è mezz'ora prima della puntata. E detto questo, allora, non so se ci sta Emily, c'è ancora, se, Emily, se ci sei ancora in chat batti un colpo. Ma 23.07 secondo me Emily è partita. Ringraziamo la chat che come sempre è stata attiva. Ringraziamo. Grazie, dai, grazie. Eccola Emily, eccola. Ringraziamo la chat che è stata attiva, e ci suggeriscono i nomi e i film che dimentichiamo, e quindi questo fa, esatto, onore, perché come diciamo sempre il bello di interagire con le persone è quando ne sanno quanto o più di noi, quindi è bellissimo questo. Non quando poi... sono dei ragazzi ignoranti. Questa volta non l'ho detto io, vostro onore, non l'ho detto io, ma più che ragazzi ignoranti quando sono arroganti, che è peggio. Bravo, arrogante è la parola chiave, arrogante è la parola chiave, bravo. E io aggiungo, perché io ho in simpatia gli arroganti, ma quando sono talentuosi. Però vabbè, quello è un mio difetto dalla scuola beniana che mi porto a presentare. Ma ringraziamo la chat che stavo dicendo che ci ha fatto. Ringraziamo la chat che come sempre è attiva non solo nei complimenti meritatissimi, ma anche negli spunti che ci offrono e esatto, nei quesiti esatto, che ci fanno. Esatto. Evviva, è una chat viva, brulicante. Esatto, formativo. Quindi ringraziamo Natalia, ringraziamo Evangela, se si dice così, non lo so, ci farà sapere, e tutti quelli, adesso non mi ricordo che dovrei salire troppo sopra, e in ogni caso, Emily, mi scrivi quello che devo dire, perché lo sai che è arrivata a quest'ora è finita per me, quindi vi ricordiamo sicuramente, ecco, che se vi piacciono contenuti di questo tipo, mettete il follow alla pagina, al canale Twitch, e al profilo al profilo Instagram, giusto, il profilo canale Instagram, Twitch, profilo mi Instagram. Fa confondere proprio, già difficile adesso, allora, al canale Twitch, quindi se volete seguiteci, esatto Natalia, il prossimo Black Friday torna venerdì, il prossimo venerdì, con Salvatore. E per, che è l'ultima puntata, quindi il gran finale col botto, e abbonatevi al canale se vi interessa, perché per voi è gratuito,
per noi no, soprattutto per noi. E abbiamo, ecco, che sono arrivati i nostri canali dove potete seguirci, che ovviamente andate a seguire il profilo di Strega Medea, ovvero la nostra la Sele, il profilo di Carcassa Horror Podcast, ovviamente sia su Twitch che su Instagram, e su Patreon, perché sostenetelo. E poi ovviamente Margherita con Bleedingram su Instagram, e abbiamo capito anche in realtà Natalia, che ha anche lei un canale Twitch, quindi andate a seguire anche il canale Twitch di Natalia, perché no. E oltre a noi, ovviamente, che siamo su Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Amazon Music e Audible. E siamo ovunque, siamo come l'herpes, e quindi non ci stacchiamo. E detto questo arrivate con lo stress, allora arriviamo con lo stress. Prossime dirette, brava Emily, prossime dirette domani con le notizie della settimana, appunto con questo cretino qua sottoscritto, quindi con Paranormal Actuality. Comunque io volevo ringraziare in diretta proprio Paranormal Actuality, io volevo ringraziare in diretta Salvatore, perché mi ha fatto vedere la versione di Paranormal Activity che io non avevo mai visto e che è stata veramente veramente molto molto bella. Ti dirò di più, ho guardato a quel punto tutta la serie di Paranormal Activity e ovviamente il primo resta il migliore, il resto sono tutte cazzate. Fino al 3 si difende ed è coerente, poi diventa una... non lo so, cioè, nel senso, perché coerente per la versione americana tagliata, certo. Invece il finale vero del film invece è molto più bello, molto più reale, è molto più interessante, come dicevo. È molto più angosciante. Molto più angosciante, semplicemente più angosciante. Quindi bellissimo. Quindi sì, a parte questo, domani con Paranormal Actuality, con me, lunedì forse con Storia di Celluloide, stiamo ancora cercando di capire, mercoledì sicuramente con Birol TV, e poi si ricomincia da capo, venerdì ovviamente con Black Friday, e così via. Detto ma soprattutto... questo, hanno un bellissimo, finalmente, gruppo Telegram normale, dove potete entrare, scambiare opinioni, interagire, esatto, con noi, litigare con Danilo perché non... No, io non scrivo quasi mai adesso, se notate ho smesso di scrivere in gruppo, quindi se volete interagite con loro, proprio tutti loro, interagite con tutti loro, con qualche incursione di Emily, e con Giulia, che salutiamo, mi dimentico, Cineguli, andate a seguire Cineguli su Instagram. Quindi la nostra Giulietta, quindi seguite tutti, andate su Telegram, scoprite, comunque trovate tutti nel link nella bio di Instagram. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo venerdì prossimo con l'ultima puntata di Black Friday. Io dagli tutti, se si muove il mouse, ecco.